non ci vogliono bene, perché portiamo la camicia nera. Hanno detto che siamo da catene, hanno detto che siamo da galera. Mi scusi, signora. Ero un conoscente di suo marito. Immagino che per lei ora la vita non sarà tanto facile. Beh, comunque conti su di me, sul mio aiuto, sulla mia protezione. Cosa vuole? Mi creda, signora, io voglio soltanto aiutarla. Mi lasci stare. Signora. Se ne vada! Se ne vada! Il marito te l'hanno fucilato. Pellegrino? Ah, siete voi, signora Virginia. Credevo che fosse Sandrino. Buonasera. Già, e dimenticavo che voi non lo conoscete nemmeno, mio figlio. Del resto, lo vedo poco anch'io. Sì, vado al servizio la mattina per 9 giorni e torno la sera che è già scuro. È vero, oggi è il primo. Tenga, le do i soldi dell'affitto. 1 mese anticipato. Grazie. E anche la settimana che sto qui. Ecco. Ma perché non mangiate con noi? Non lo so, mi lasci il tempo di abituarmi, io sono fatta così. Non state sempre così sola. Lo sapete? Pure io sono vedova. Sì, mio marito è morto in guerra. Avevo già 30 anni quando l'ho conosciuto. Mi ero ormai rassegnata a restare zitella e invece il cielo ha mandato Vittorio mio a fare il militare a Napoli. Mi scusi, signora, mi scusi. Buonasera, sono Lucia. Buonasera. Avete visto Sandrino? No. Oggi è giorno di paga. Sabato. Sarà a divertirsi. Tieni. Signora Lucia, a proposito, le devo dare i soldi dell'affitto. Ah, grazie. Quanti soldi, eh? Potrei essere ricca. E invece li devo dare tutti al padrone di casa. La Repubblichina sta sempre chiusa là dentro. Si affaccia molto raramente. Avrà saputo che io e Faliero eravamo nella Resistenza. E io? Che ho fatto la Resistenza io? Eppure con me si comporta come con voi. Ma per me deve essere un po' toccata in testa. Con permesso. A volte mi sembra di non esserci con la testa. Mi sento come... come sospeso da terra. Io evito la gente, sfuggo tutti. Anche sotto le loro parole di consolazione sento la cattiveria.
Sei sicura, figliola, che non si tratti di superbia mascherata da timore? No, no, non è superbia, mi deve credere. Io vivo nella paura. Mi sento come circondata da nemici. Ci sono uomini che con la scusa di mio marito mi fermano per strada. Mi offrono comprensione, aiuto. E invece vogliono soltanto approfittare di me, del fatto che sono sola. Sono stata anche aggredita. Il lutto eccita l'immaginazione degli uomini, li rende arditi. E tu? Come ti comporti? Io li respingo. Io non ho mai tradito la memoria del mio povero Ezio, neanche col pensiero. Hai mai qualche tentazione? Sì. Andare al cinematografo. Siamo da catene, hanno detto che siamo da galera. Le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera. Dai, tira. Dai. Oh. Oh. Prendi questa. Oh. Spara. Su. Dai. Dai, Cesare, dai. Sergio. Cesare. Venite a casa. Dai, dai, andiamo. Buongiorno signora, come sta? Sono venuta a rivedere la mia casa, sa, un po' di nostalgia. Com'è cresciuta la sua Paola? È diventata una signorina. Fascisti non conviene, meglio un vigliacco che non ha bandiera, uno che non ha sangue nelle vene, uno che serverà la pelle intera. Ce ne freghiamo la signora morte, fa la civetta in mezzo alla battaglia.
Buongiorno. Noi siamo i suoi coinquilini. Io mi chiamo Fagliero. Faccio il meccanico, lei e mia moglie. Bruna. Sono impiegata alla Camera del Lavoro. Questa può essere un'occasione per fare conoscenza. Lei sta sempre chiusa in camera sua, ma noi non la mangiamo mica. Lei crede di trovarsi fra dei nemici. Forse qualcuno le avrà riferito che noi eravamo partigiani. La nostra è una città piccola. Le cose si sanno. Anche noi sappiamo alcune cose di lei. Sì? Cose? Che suo marito era fascista. E che gliel'hanno fucilato i nostri. Ragion per cui lei sarà portata a credere che noi... Ci dispiace di averle procurato un'emozione. Volevamo tutt'altro. Ma c'era bisogno di parlare così. Mi dispiace. Beh, io vado. Devo fare un lavoro qui. Io e mio marito in 15 anni di matrimonio non abbiamo mai parlato di politica. Se era fascista lo era come tanti altri. Me lo sono ritrovato su un tavolo mortuario. Non lo posso dimenticare. L'ho ancora qui davanti agli occhi. E poi mi hanno sequestrato tutto, la casa. Tutto. Lei non ha idea di quanto ho dovuto girare prima di trovare una camera mobiliata. Ma perché dico queste cose proprio a lei? Il passato è passato. Se dobbiamo vivere nella stessa casa, è meglio avere buoni rapporti, no? Perché non mangia in cucina con noi? No, mi lasci stare. Avanti, entri pure. Prendi. È il suo caffè. È già mescolato. Ti sembrano scherzi da fare questi? Credevo ti fossi sentito male. O che non avevi sentito la sveglia? Mi sono preso una vacanza. Avevo deciso di conoscere la misteriosa signora della camera accanto. Sei un bel lazzarone. Lei esce quando in casa non c'è nessuno. La domenica si tappa in camera per tutta la giornata. Mi avrebbe aperto se avessi bussato alla sua porta. No. E allora mi sono detto, se non do segno di vita, lei penserà chissà che cosa. E forse la potrò vedere. E io ci sono cascata. Come una vera cotta. E adesso che mi hai vista? Penso di averle fatto piacere. E di poterla invitare a fare una passeggiata insieme. Ma no, assolutamente no. È meglio che vai al lavoro, fai ancora in tempo, no? Fa bene a starsene sulle sue. Mia madre è una lagna.
e gli altri due agenti di cui non ci si può fidare. Non sono stati tipi come loro a farle tanto male. Stamattina dove voleva andare? Ci andiamo insieme? No. La prego, accetti, lo sapremo solo noi due. Io l'aspetto alla fermata del tram, eh? Ah, fa Aloisi di cognome. In comune abbiamo anche l'iniziale. Virginia Aloisi e Alessandro Vergesi. Basta rovesciarli. Lei almeno ce l'ha un posto dove portare dei fiori a suo marito. Mio padre è morto in Africa. E forse non ha neanche una tomba. Io ho le stesse idee per cui è caduto suo marito. Dici così per consolarmi? No. Ero con la Repubblica di Salò. Mi sono arruolato nella decima MAS. Torneranno i nostri tempi. Vendicheremo suo marito e i 300.000 caduti come lui. Fino all'ultimo. Oh, no, non parlare così. Tu credi che mi faccia piacere sentire queste cose? Al contrario, mi spaventano. Mio marito mi ha sempre tenuto all'oscuro. Non so nulla, non voglio sapere nulla. Lei è donna. Le donne meno sanno e meglio è. Faceva bene suo marito a tenerla all'oscuro. Anche lei però. Acqua in bocca. Nessuno deve sapere che sono un nero e che noi due ci vediamo. Dove si sta? Madonna mia! Tu sei la prima persona con la quale riesco a parlare. Veramente? Perché di me si può fidare. Io sono un amico. Meno male. Almeno uno ce l'ho. Lei non deve dare l'impressione che gliene importi della gente. Non deve fargli vedere che non si dà pace. È questo che vuole la gente. Hai ragione. Più si accorgono che soffre, più gli fa piacere. Deve tenersi su, invece. Farsi bella com'è. Per esempio, quest'area da lutto non le do. La fotolampo, venga. Mi fa tirare. Adesso sorrida, perché questa volta faccio 100. Chi sono? Sei tu, Sandrino. Brava, hai indovinato subito. Come ha fatto? Non potevi essere che tu. Io non ho nessuno. È molto che aspetta. No, sono appena arrivata. Polenta fritta. Vuole favorire? No, grazie. Ho già mangiato. Ah, indovina cosa ti ho portato.
Una banana, forse due. Bravo, come lo sai? Mi sembra di averle detto che mi piacciono. Queste le mangio dopo. Così lei mi vizia però, eh? Cosa vuoi che sia? A paragone del conforto che mi dai? Le piacerebbe scappare con me in Cina? Come in Cina? In Cina. La Cina è l'unico posto dove si combatte ancora. E dove i rossi le stanno prendendo. Quel Chiang Kai-shek è grande. Chiang Kai-shek? Ma chi è? Chiang Kai-shek. È grande quasi quanto Mussolini. No, 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 non parlare di queste cose. E perché? Qui siamo soli. Non ci può sentire nessuno. Qua non è come a casa. Non perdonerò mai a mia madre di aver preso in casa quei due sovversivi. Ma loro sanno di te? Sì. Gli ho fatto credere che quando mi sono arruolato nei Marò non sapevo quello che facevo. Del resto avevo 16 anni. Mia madre, invece, crede che me ne sia rimasta al sicuro. In campagna. Di Bruno e Faliero mi fingo amico. Proprio per via del mio passato. Ma verrà un giorno in cui faremo i conti. Con loro e con tutti i sovversivi come loro. Ha visto? C'è entrato in piedi. Poveretto, gli hai spezzato un'ala. Stia seduto. Può uscire una guardia da qualche parte. Mi farà la multa. Sei un bambino. Un bambino cattivo. Bisogna prendermi come sono. Se fossi un bambino, non si sentirebbe a disagio quando la guardo negli occhi. Avanti, marcia. Andiamo a prendere un caffè. Eccoli solati. Se non ci fumo dietro, mi sembra di non aver assaporato niente. Ne prendo una anche tu. Io? Sei matto? Io non ho mai fumato. E comincio adesso, però. No, 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 per carità. Ma su, coraggio, basta non respirare. Proviamo. Ha visto? Non è successo niente. Le piace? Cameriere? Sì? Porto subito il resto. Scusi. Non avrei dovuto permettere. No, 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 hai fatto benissimo. Ho passato tutta la mia vita nel riservo e nella soggezione. Adesso basta. Mi piace soddisfare i tuoi desideri. Anzi, vorrei prevenirli. Ah, senti, Bruna. Oggi forse non vengo alla mensa. Fammi vedere se chiuso il gas. Buongiorno. Buongiorno. No, no, lasci aperto, tanto usciamo anche noi. Già alzata, così presto? Sono stata ammessa. Ehi, dormiglione, sveglia! Signorino Sandro, la colazione è servita. Che sorpresa, le brioche! Sei il mio figlioccio. Potresti essere mio figlio. Veramente. È una bugia. E lei lo sa. Lo sa tanto bene che sta facendo il viso rosso. Ma così mi manchi di rispetto. Stia attenta a non lasciare qui le tazze. Come ce la caveremo con mia madre, eh?
L'oltretorrente è sempre stata la parte rossa della città. Nel 22 hanno avuto il coraggio di fare le barricate contro le camicie nere di Italo Balbo. Lo sapevi, mamma? Si è mai confrontata con mia madre allo specchio? Ecco, adesso manchi di rispetto anche a tua madre. Ti sembra giusto? Adesso è proprio mia madre. Ehi, militare! Andiamo a bere qualcosa di caldo. Magari. Per essere aprile fa ancora freddo. Ma perché non ti metti una giacca pesante? Ne ho una di mio padre, rivoltata. Ma ormai è uno straccio. Ti potrei far fare un bel vestito nuovo. No, non si deve disturbare. Senti! Bel giovanotto. A mia madre dirò che me l'ha regalato il padrone della tipografia. Ti crederà? Mia madre crede sempre a quello che le dico. Sa che non le racconto bugie. Ti sta proprio bene, sai? Io lo restituirò, quello che le è costato. Ti ho detto di non preoccuparti. Ho un gruzzolo da parte. Ma quanto? Un valore di 300-350 mila lire. Non le durerà molto con quello che costa la vita. Lei deve pensare all'avvenire, nessuno le darà una mano. Ho anche il denaro di mio marito. Adesso è bloccato, ma prima o poi me lo daranno. Quanti sono? Molto più dei miei. Allora sei milionario. Mm-hmm. Lo sarò, forse. Ma adesso fuori, a festeggiare il vestito nuovo. Ehi, senti! Aspettami alla fermata del tram. È 12. Ti prenderai un'indigestione. Però ho vinto la scommessa. È vero. Adesso ho voglia di muovermi. No, stavolta pago io. Ci vorrebbe un basco nuovo. No, io e questo siamo vecchi amici. Lui e la misteriosa signora della porta accanto sono gli unici a conoscere i miei segreti. Sei sicuro di non averne altri? Magari che riguardano qualche ragazzina. Alle donne è meglio dire quello che gli fa piacere e basta. Alle donne a cui si vuol bene poi è la regola. Comandante! Comandante! Luca, siamo noi! Quante volte vi ho detto che non dovete chiamarmi comandante? Volete che mi prendano e mi sbattono dentro? In tutta la zona, da Spezia a Parma, si ricordano ancora di me. Hai ragione, Luca. E poi c'è un mucchio di gente che ha giurato ad ammazzarmi. Comunque si sta bene qui dentro. Sembra di stare in una fortezza. Chi sta meglio di voi? Vi vedete le pellicole gratis. Sfottete. Uno come me è rientrato qui dentro. Uno con la mia filosofia. Ci sono solo due cose degne dell'uomo. Le donne e la lotta per un'idea. E io mi sono riposato anche troppo. Comunque c'è un camerata qui che in quanto donne non perde tempo. Dico bene, Sandrino? Domenico, mi presti una mano. Ti puoi fidare? Mi fido. Sono stato il tuo comandante, no? Luca, torneranno quei tempi. Io sono stufo di aspettare. Anche noi non vediamo l'ora di passare all'azione. Di menare le mani. Ragazzi, avete sentito cosa sono stati capaci di fare, Milano? Sono venuti qui a parlare proprio di quello. Quei tre camerati che hanno trafugato la salma del Duce... Un giorno gli dovranno fare un monumento. Sì. Col loro gesto hanno fatto sapere che il fascismo non è morto con Mussolini. Proprio così. Adesso tutti sanno che il fascismo non si arrende. E soprattutto lo sanno quelli come noi, che sono rimasti fedeli all'idea. Migliaia di italiani che vivono nascosti, imbavagliati, ma che intanto si organizzano, si armano e aspettano l'ora X. Voi mi vedete relegato qui, ma io e i miei contatti. Ebbene, voglio dirvi una cosa. E ora ve la dico. Il movimento fascista è vivo, anche se deve agire nella clandestinità. L'ora X è vicina, molto vicina. Teniamoci pronti. Per vincere il valore oggi, di Mussolini amati valori.
continenti fanno fiamme e fiori. Buongiorno, Virginia. Ci vediamo al giardino pubblico. D'accordo. Accidenti, che eleganza, mi metti in soggezione. Sono i resti del passato, la volpe l'ha portata dal pellicciaio e così l'ho salvata dal saccheggio. Mangiamo. Ah, la carne, hai portato la carne. Aspetta. Hai pensato proprio a tutto, eh? Se no ti ungi il vestito nuovo. Non c'è sale abbastanza. Beh, adesso che lo so, domani ne metterò un po' di più. Mi piace. Anche a me. È da Natale che non mangiavo carne. No, non la cotoletta. La tua bella. Come vedi, ho scoperto i tuoi misteri. L'ami molto. Infinitamente molto. All'apparenza mi sembra una brava ragazza. Di buona famiglia. Benestante, direi. Altro che. Ha una dote di 300-350 mila lire. Avete intenzioni serie? Ma come ci hai scoperti? Ci hai seguiti? Io? No. Mi è bastato vederla alla finestra. Mi ha salutato. Ma cosa gli hai detto di me? Niente. Le vuoi bene? Me l'hai già chiesto. Quanti anni ha? Tu quante gliene dai? 16. Quando siamo soli ne dimostra molti di più. Ah, ma allora vi vedete? Dove? Quando, eh? Cosa fate? Ma è quasi una scena di gelosia. Non te ne accorgi? Aiutami tu. Non lo voglio più vedere. Non lo voglio più vedere. Madonna santa. Aiutami tu. Non lo voglio più vedere. Non lo voglio più vedere. Si è accertato che la rivolta nel carcere milanese di San Vittore ha provocato la morte di 4 detenuti e di un giovane agente di custodia. Uno dei capi della sommossa, il noto bandito Ezio Barbieri, è stato trasferito alle carceri di Bergamo.
25 aprile, si svolgeranno in tutta Italia solenni manifestazioni per il primo anniversario della liberazione. La vittoria della libertà sulla tirannide fascista avrà la sua maggiore celebrazione a Milano, dove saranno presenti... Non ti voglio vedere, lasciami in pace. Se state in agitazione inutilmente, non è vero niente. Cosa non è vero niente? Te lo dico se apri. Non sono fidanzato. E quella ragazza che dicevi ieri non la conosco nemmeno di vista. Giuralo. Lo giuro su mio padre. È un giuramento che faccio di rado. Ma il palazzo di fronte non l'hai visto? È un palazzo di signori. Come vuoi che un disperato come me... Eccola. Aspetta che tu esca per vederti. Sia contenta di guardarti. Vuoi vederla? Vieni. Ecco. La vedi? È bella, no? È giovane. Quella è una ragazza per te. Dillo che ti piace. Stanotte mia madre non rientrerà. Nella casa dove lavora festeggiano l'anniversario della liberazione. Il ritorno alla democrazia. Tu non chiuderti a chiave. Faremo festa anche noi. Entra Renato, entra. Ciao. Gli altri arrivano tra poco. Posale quelle bottiglie, se le rompi. Hai visto quanta gente alla manifestazione? Tantissimo, dicevano 10.000 persone. Fariero, che cosa dici? Invitiamo anche lei? Ma sì, invitala se ti va. Signora Virginia? Io e mio marito volevamo invitarla a bere qualcosa con noi. No, la prego. Ma perché non esce? Una volta tanto le farebbe bene vedere gente. No, no, la ringrazio. Non è il caso. Fai, esci. Alzati. Fai la statua, ti vergogni. Apri gli occhi. Svegliati. Non mi piace se fai così.
Ho promesso che mi sarei fatto vivo. Questa bottiglia la porto di là, dai Rossi. Così farò bella figura. Loro non devono sospettare che sono rimasto della mia idea. E lui è saltato fuori dalla finestra. È come se le cavate. Sì, si è rotto un piede. Guardate che sorpresa, oh, che bella. Sandrino, vieni, vieni. Prendi una sedia, anche un bicchiere, mettiti là, su. Lui è il figlio della padrona di casa. Mi chiamo Lindo, lavoro in fabbrica con Falier. Ciao. Io Renato, idem come sopra. Tom. Comandante Tom. Vi piace la spumante? Beh. A noi ci piace il rosso. E a te? Io preferisco il marsala. Il marsala da sul nero. Tom vede fascisti dappertutto. Tom ha ragione. Prima di fascisti c'era pieno. Adesso dove sono andati a finire? Beh, io dico che hanno cambiato pelle. E tu? Hai cambiato pelle, tu? Lascialo stare. Ti sei messo a proteggere i fascisti ora? Ma Sandrino non è fascista. Era coi torturatori della decima, sì o no? Lui non ha torturato nessuno. Aveva solo 16 anni. Non ci ha mai capito niente di politica. Si è arruolato così, per smania. È vero? Sì, è vero. Adesso è cambiato. Lavora. Ho garantito io per lui. Ti sei preso una bella responsabilità. L'ho fatto per sua madre. E poi anche se l'avessimo messo dentro, quest'ora sarebbe fuori. Ci sarà l'amnistia, lo sapete? Amnistia! Pacificazione nazionale! Bella roba! Qui ci stiamo calando le braghe sotto i piedi. Prima ci dicono di deporre le armi. È questo che ti dispiace, lo so. Ritornare alla vita civile. Ma è meglio che ti ci abitui. E tagliati la barba, che non siamo più in montagna. E già. Già. Dovrei fare come te. O come lui. Obbedire al padrone. Trovare lavoro. Diventare un bravo ragazzo. Dimmelo tu. Dimmelo tu. Come si fa a diventare un bravo ragazzo? Eh? Oh, dai, vediamoci sopra, eh? Dai, Tom, vieni a sedere. Dai, vediamoci sopra, vediamo. Dai, che la guerra è finita da un anno. Brindiamo alla pace, su. Ecco, brindiamo. Forza, facciamo un bel brindisi. Alla pace. Alla pace. Alla pace. Alla pace. Buono. Noi vogliamo difendere con le unghie e con i denti la Valle del Po. Noi vogliamo che la Valle del Po resti repubblicana, in attesa che tutta l'Italia sia repubblicana. Faremo una sola Atene di tutta la Valle del Po. Sono parole del Duce. Sì, bisognava concentrare le forze di là dal fiume
E invece i tedeschi hanno voluto resistere sulla linea gotica. Non te ne frega niente, eh? Non mi ascolti nemmeno, ma che cosa pensi? Io sono di un paese qui vicino. I miei facevano i contadini. Mio marito l'ho conosciuto qui perché lavorava agli argini, era ingegnere. Sono morti tutti. I miei nel 44, quando hanno bombardato i ponti. Amado mio, godiamo quest'ora che ci innamora, ma svanirà. La notte splende di mille luci e ai nostri baci sorriderà. Prima che l'aurora risorga ancora, non lasciamo fuggire questa notte più, che non tornerà più. Un azzurro vero s'ammanta il cielo, canta lucido e si inebrico del profumo dei fiori. Amado mio, stanotte o mai mi bacerai, ti bacerò. Amado mio, in questo incanto parliamo soltanto del nostro amore. Basta, non sono capace. No, no, lasciami, non ce la faccio. Mi piace passare davanti a tutti. Posto. Andiamo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, pues tengo miedo perderte, perderte otra vez. Stamane la radio parlava di un inglese che ha scoperto una nuova stella. Io ho pensato che dirla a tutti è stato da idiota. Ma se gli piacciono le stelle, cosa c'era di meglio che averne una sola per lui? Che nessuno sa che esiste. Ora tutti gliela possono guardare. Sarebbe come se io dicessi a qualcuno di mediti. È vero. Hai ragione tu. Mi vuoi un po' di bene? Ma me lo chiedi sempre. Ma perché? Non ci credi? Non potrai mai volermi bene come una ragazza della tua età. Bene o non bene tu sei. E ti tengo così. Tu sai benissimo di non poter più fare a meno di me. Hai messo solo al mondo. Tutto il resto della gente ti odia. Perché me lo ricordi? Sei cattivo certe volte. È vero o no quello che dico? Rispondi, è vero? Rispondi! Sì, è vero. Ma sei messo solo al mondo. Perché dubiti del mio affetto? Anche se non ti volessi bene,
Tu dovresti crederlo lo stesso. Tu non dovrai più uscire di casa. Dovrai sempre stare ad aspettare. Può darsi che abbia voglia di te. A qualsiasi ora. Se non ti troverò, ti strapperò il seno. Si sente male a storcerlo. Togli il respiro. Ecco. Così sai quello che ti aspetta. Farò tutto quello che vorrai. Ho te solo. E sono la tua amante. Thank you.
vogliono bene, perché portiamo la camicia nera. Hanno detto che siamo da catene, hanno detto che siamo da galera. Mi scusi, signora. Ero un conoscente di suo marito. Immagino che per lei ora la vita non sarà tanto facile. Beh, comunque conti su di me, sul mio aiuto, sulla mia protezione. Cosa vuole? Mi creda, signora, io voglio soltanto aiutarla. Mi lasci stare. Signora. Se ne vada. Se ne vada. Il marito te l'hanno fucilato. Pellegrino? Siete voi, signora Virginia. Credevo che fosse Sandrino. Buonasera. Già, e dimenticavo che voi non lo conoscete nemmeno, mio figlio. Del resto, lo vedo poco anch'io. Sì, vado al servizio la mattina per 9 giorni e torno la sera che è già scuro. È vero, oggi è il primo. Tenga, le do i soldi dell'affitto. 1 mese anticipato. Grazie. E anche la settimana che sto qui. Ecco. Ma perché non mangiate con noi? Non lo so, mi lasci il tempo. Thank you.
Buongiorno. Noi siamo i suoi coinquilini. Io mi chiamo Fagliero. Faccio il meccanico, lei e mia moglie. Bruna, sono impiegata alla Camera del Lavoro. Questa può essere un'occasione per fare conoscenza. Lei sta sempre chiusa in camera sua, ma noi non la mangiamo mica. Lei crede di trovarsi fra dei nemici. Forse qualcuno le avrà riferito che noi eravamo partigiani. La nostra è una città piccola. Le cose si sanno. Anche noi sappiamo alcune cose di lei. Sì? Cose? Che suo marito era fascista e che gliel'hanno fucilato i nostri. Ragion per cui lei sarà portata a credere che noi... Ci dispiace di averle procurato un'emozione. Volevamo tutt'altro. Ma c'era bisogno di parlare così. Mi dispiace. Beh, io vado. Devo fare un lavoro qui. Io e mio marito in 15 anni di matrimonio non abbiamo mai parlato di politica. Se era fascista lo era come tanti altri. Me lo sono ritrovato su un tavolo mortuario. Non lo posso dimenticare. L'ho ancora qui davanti agli occhi. E poi mi hanno sequestrato tutto, la casa. Tutto. Lei non ha idea di quanto ho dovuto girare prima di trovare una camera mobiliata. Ma perché dico queste cose proprio a lei? Il passato è passato. Se dobbiamo vivere nella stessa casa, è meglio avere buoni rapporti, no? Perché non mangia in cucina con noi? No, mi lasci stare. Avanti, entri pure. Prendi. È il suo caffè. È già mescolato. Ti sembrano scherzi da fare questi? Credevo ti fossi sentito male. O che non avevi sentito la sveglia? Mi sono preso una vacanza. Avevo deciso di conoscere la misteriosa signora della camera accanto. Sei un bel lazzarone. Lei esce quando in casa non c'è nessuno. La domenica si tappa in camera per tutta la giornata. Mi avrebbe aperto se avessi bussato alla sua porta. No. E allora mi sono detto, se non do segno di vita, lei penserà chissà che cosa. E forse la potrò vedere. E io ci sono cascata. Come una vera cotta. E adesso che mi hai vista? Penso di averle fatto piacere. E di poterla invitare a fare una passeggiata insieme. Ah no, assolutamente no. È meglio che vai al lavoro, fai ancora in tempo, no? Fa bene a starsene sulle sue. Mia madre è una lagna.
E gli altri due agenti di cui non ci si può fidare. Non sono stati tipi come loro a farle tanto male. Stamattina dove voleva andare? Ci andiamo insieme? No. La prego, accetti, lo sapremo solo noi due. Io l'aspetto alla fermata del tram, eh? Ah, fa Aloisi di cognome. In comune abbiamo anche l'iniziale. Virginia Aloisi e Alessandro Vergesi. Basta rovesciarli. Lei almeno ce l'ha un posto dove portare dei fiori a suo marito. Mio padre è morto in Africa. E forse non ha neanche una tomba. Io ho le stesse idee per cui è caduto suo marito. Dici così per consolarmi? No. Ero con la Repubblica di Salò. Mi sono arruolato nella 10ª MAS. Torneranno i nostri tempi. Vendicheremo suo marito e i 300.000 caduti come lui. Fino all'ultimo. Oh, no, non parlare così. Tu credi che mi faccia piacere sentire queste cose? Al contrario, mi spaventano. Mio marito mi ha sempre tenuto all'oscuro. Non so nulla, non voglio sapere nulla. Lei è donna. Le donne meno sanno e meglio è. Faceva bene suo marito a tenerla all'oscuro. Anche lei però. Acqua in bocca. Nessuno deve sapere che sono un nero e che noi due ci vediamo. Tu sei la prima persona con la quale riesco a parlare, veramente. Perché di me si può fidare. Io sono un amico. Meno male. Almeno uno ce l'ho. Lei non deve dare l'impressione che gliene importi della gente. Non deve fargli vedere che non si dà pace. È questo che vuole la gente. Hai ragione. Più si accorgono che soffre, più gli fa piacere. Deve tenersi su, invece. Farsi bella com'è. Per esempio, quest'aria da lutto non le do. La fotolampo, venga. Mi fa tirare. Adesso sorrida, perché questa volta faccio 100. State sempre così sola. Lo sapete? Pure io sono vedova. Sì, mio marito è morto in guerra. Avevo già 30 anni quando l'ho conosciuto. Mi ero ormai rassegnata a restare zitella e invece il cielo ha mandato Vittorio mio a fare il militare a Napoli. Oh, mi scusi, signora, mi scusi. Buonasera, sono Lucia. Buonasera. Avete visto Sandrino? No. Oggi è giorno di paga. Sabato. Sarà a divertirsi. Signora Lucia, a proposito, le devo dare i soldi dell'affitto. Ah, grazie. Quanti soldi, eh? Potrei essere ricca. E invece li devo dare tutti al padrone di casa. La Repubblichina sta sempre chiusa là dentro. Si affaccia molto raramente. Avrà saputo che io e Faliero eravamo nella Resistenza. E io? Che ho fatto la Resistenza io? Eppure con me si comporta come con voi. Per me deve essere un po' toccata in testa. Con permesso. A volte mi sembra di non esserci con la testa. Mi sento come... come sospeso da terra. Io evito la gente, sfuggo tutti. Anche sotto le loro parole di consolazione sento la cattiveria.
Sei sicura, figliola, che non si tratti di superbia mascherata da timore? No, no, non è superbia, mi deve credere. Io vivo nella paura. Mi sento come circondata da nemici. Ci sono uomini che con la scusa di mio marito mi fermano per strada. Mi offrono comprensione, aiuto. E invece vogliono soltanto approfittare di me, del fatto che sono sola. Sono stata anche aggredita. Il lutto eccita l'immaginazione degli uomini, li rende arditi. E tu? Come ti comporti? Io li respingo. Io non ho mai tradito la memoria del mio povero Ezio, neanche col pensiero. Hai mai qualche tentazione? Sì. Andare al cinematografo. Siamo da catene, hanno detto che siamo da galera. Le donne non ci vogliono più bene, perché portiamo la camicia nera. Dai, tira. Dai. Oh. Oh. Prendi questa. Oh. Spara. Su. Dai. Dai, Cesare, dai. Sergio. Cesare. Venite a casa. No. Dai, dai, andiamo. Buongiorno signora, come sta? Sono venuta a rivedere la mia casa, sa, un po' di nostalgia. Com'è cresciuta la sua Paola? È diventata una signorina. Fascisti non conviene, meglio un vigliacco che non ha bandiera, uno che non ha sangue nelle vene, uno che serverà la pelle intera. Ce ne freghiamo la signora morte, fa la civetta in mezzo alla battaglia. Chi sono? Sei tu, Sandrino. Brava, hai indovinato subito. Come ha fatto? Non potevi essere che tu. Io non ho nessuno. È molto che aspetta. No, sono appena arrivata. Polenta fritta. Vuole favorire? No, grazie.
Ho già mangiato. Indovina cosa ti ho portato. Una banana, forse due. Bravo. Come lo sai? Mi sembra di averle detto che mi piacciono. Queste le mangio dopo. Così lei mi vizia però, eh? Cosa vuoi che sia? A paragone del conforto che mi dai? Le piacerebbe scappare con me in Cina? Come in Cina? In Cina. La Cina è l'unico posto dove si combatte ancora. E dove i rossi le stanno prendendo. Quel Chiang Kai-shek è grande. Chiang Kai-shek? Ma chi è? Chiang Kai-shek. È grande quasi quanto Mussolini. No, 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 non parlare di queste cose. E perché? Qui siamo soli. Non ci può sentire nessuno. Qua non è come a casa. Non perdonerò mai a mia madre di aver preso in casa quei due sovversivi. Ma loro sanno di te? Sì. Gli ho fatto credere che quando mi sono arruolato nei Marò non sapevo quello che facevo. Del resto avevo 16 anni. Mia madre, invece, crede che me ne sia rimasto al sicuro. In campagna. Di Brunet Faliero mi fingo amico. Proprio per via del mio passato. Ma verrà un giorno in cui faremo i conti. Con loro e con tutti i sovversivi come loro. Ha visto? C'è entrato in piedi. Poveretto, gli hai spezzato un'ala. Stia seduto. Può uscire una guardia da qualche parte. Mi farà la multa. Sei un bambino. Un bambino cattivo. Bisogna prendermi come sono. Se fossi un bambino, non si sentirebbe a disagio quando la guardo negli occhi. Avanti, marcia. Andiamo a prendere un caffè. Eccoli solati. Se non ci fumo dietro, mi sembra di non aver assaporato niente. Ne prendo una anche. Io? Sei matto? Io non ho mai fumato. E comincio adesso, però. No, 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 per carità. Ma su, coraggio, basta non respirare. Proviamo. Ha visto? Non è successo niente. Le piace? Cameriere? Sì? Porto subito il resto. Scusi. Non avrei dovuto permettere. No, 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 hai fatto benissimo. Ho passato tutta la mia vita nel riservo e nella soggezione. Adesso basta. Mi piace soddisfare i tuoi desideri. Anzi, vorrei prevenirli. Ah, senti, Brune. Oggi forse non vengo alla mensa. Fammi vedere se ho chiuso il gas. Buongiorno. Buongiorno. No, no, lasci aperto, tanto usciamo anche noi. Già alzata, così presto? Sono stata ammessa.